A Nepi, in provincia di Viterbo, venerdì 29 giugno, nella suggestiva location del Forte dei Borgia, si è aperta la quinta edizione della stagione borgiana 2012. Due grandi eventi hanno caratterizzato la serata: la prima semifinale del Festival Canoro Musicaglia, terza edizione, e la prestigiosa Serata d'Onore. Musicaglia, presentato da Giorgio Risca, ha ospitato in qualità di presidente di giuria il noto compositore maestro Francesco Verdinelli. La Serata d'Onore, giunta al terzo anno, dedicata al mondo del doppiaggio italiano, al cinema e alla televisione, è stata curata e presentata da Maria Rita Parruccini. Durante l'evento sono stati consegnati i premi Stagione Borgiana al doppiaggio a tre prestigiosi doppiatori del cinema e della TV italiana: Marco Guadagno, Massimo Corvo e Monica Ward. Un riconoscimento speciale è stato consegnato allo storico del doppiaggio Gerardo Di Cora. Maria Rita Parruccini. Grazie, buonasera, benvenuti alla Stagione Borgiana e al premio al doppiaggio, giunta alla terza edizione. Premio Stagione Borgiana a Marco Guadagno per la sua intensa attività nel mondo del doppiaggio, in particolare nella direzione del doppiaggio, nella quale si è imposto con uno stile innovativo nella scelta delle voci, prestando però la massima attenzione a non alterare le recitazioni e le atmosfere sonore dei film che gli vengono affidati. Per la sua florida carriera, iniziata da bambino, durante la quale ha destato forti ed indimenticabili emozioni nel pubblico di ogni età, attraverso la sua voce prestata ad attori di fama internazionale, ai personaggi dei cartoons, attraverso la magistrale direzione del doppiaggio di film di grande successo e mediante la sua attività di attore sia in televisione che in teatro, il premio Stagione Borgiana alla direzione del doppiaggio, teatro e televisione viene consegnato dal sindaco Francovita a Marco Guadagno. Questo è il nostro stemma. Il sindaco Vita ha spiegato lo stemma di Nepi. Che onore. Quest'anno abbiamo premiato Marco Guadagno, oltre alla direzione del doppiaggio, anche per il teatro e la televisione, perché c'è un filo conduttore sempre che lega i nostri premi qui alla Serata Borgiana. L'anno scorso, come dicevamo poco prima, abbiamo premiato l'attore Domenico Fortunato, che in teatro ha recitato a fianco molte volte con Marco Guadagno, in L'ultima notte di pace. L'ultima notte di pace, dove facevamo dei soldati in epoche diverse che avevano combattuto nello stesso luogo. E abbiamo condiviso anche delle nudità, perché lo spettacolo iniziava nudi, infatti tengo il premio qui davanti, e niente, mi fa piacere quindi continuare questa tradizione. Domenico, eravamo in sei, quindi per i prossimi anni potete premiare gli altri attori se volete. Sicuramente. La voce di Sylvester Stallone. Come fai a passare da una voce così un po', no, rude alla voce così carina della bestia? Che porta la bestia carina? Perché amo il cinema, amo le voci, amo il doppiaggio da sempre. Vado in cerca di film vecchi, perché è musica, è qualcosa di magico e di straordinario. E quindi è una grande passione, una grande... c'è un grande amore proprio quello che si cerca di fare tutti i giorni, quando è possibile, quando ci si riesce. Si sente e si vede. Io chiamerei sul palco il vice sindaco Francesco De Fazio per la premiazione. Vieni Francesco, atletico, su! Massimo Corvo, Marco Guadagno voleva già mollare il regalo, premio. Il cadeau. Non so quali, sono due pesci. Sono nominativi. Sì, personalizzati. Assolutamente. Serata d'onore, il premio Stagione Borgiana 2012. Volevo raccontare una piccolissima cosa molto breve sull'eredità che io ho avuto di Sylvester Stallone, che doppiava il grande Ferruccio Amendola.
che, al quale rivolgo un grande applauso. Siamo negli ultimi anni della sua carriera, siamo stati molto a contatto ed è una eredità che ha scelto lui, che ha voluto lui. Poi sono stati fatti dei provini e in America hanno deciso di darlo a me. E la prima volta che l'ho doppiato era un film, si chiamava Driven, qualcuno lo conoscerà, era un film sulle automobili, le corse, eccetera. Una piccola parolaccetta si può dire? Ok. Allora, vado al cinema perché dico chissà che ho combinato, perché io avevo nell'orecchie la voce del grande Ferruccio. Vado al cinema e torno lì, ultimo spettacolo, parte la prima scena, c'è lui che dormiva, risponde, pronto? E dico due o tre cose, a un certo momento si sente a fondo della sala, ma che cazzo di voce gli hanno data? Vai con le motivazioni. Per la sua carriera di attore nel mondo del cinema, annoverando film prestigiosi come Fellini 8 e mezzo, firmato dal grande maestro riminese, e L'ape regina di Marco Ferreri. Per i ruoli di rilievo interpretati in fiction e film per la TV, fra cui Butta la luna, Cugino e cugino, in cui gli sono attribuiti personaggi che rivestono un ruolo altamente sociale, ma che mantengono la giusta ironia. Per la sua inconfondibile voce, prestata ad attori di calibro internazionale, eroi di azione come Sylvester Stallone, Jeff Bridges, Jean Reno, Kabir Bedi, George Clooney, Al Pacino e Vin Diesel. Per la sua voce da protagonista, con una timbrica unica, anche in tanti cartoni animati, fra cui nel film di animazione La Bella e la Bestia e in Aladdin. Il premio Stagione Borgiana 2012 al doppiaggio cinema e televisione viene consegnato a Massimo Corvo. E premia il nostro vice sindaco. La splendida Monica Ward, qui alla Stagione Borgiana. Eccola qua. Voce di Cenerentola. Leggiamo ora la motivazione per Monica Ward. Per la sua brillante carriera nel mondo del doppiaggio italiano, iniziata a soli 4 anni, durante la quale ha dato voce a numerose attrici, fra le quali Nastassja Kinski, Bridget Fonda, Brooke Shields, e proseguita con le sue geniali caratterizzazioni in cartoni animati di successo, fra cui Lisa nella celeberrima serie televisiva I Simpson. Unica e fiabesca, Monica Ward è la voce ufficiale di Cenerentola. Per la sua creatività e la capacità di far rivivere emozioni, il premio Stagione Borgiana 2012 al doppiaggio e cartoons viene consegnato a Monica Ward. Premia l'assessore alla cultura Bruno Coretti. Volevo ringraziarvi per questo premio. Sono tanti anni che vengo premiata, e come anche i miei amici qui ormai storici. Vuol dire che poi alla fine il nostro lavoro trasmette qualcosa e regala qualcosa che rimane, perché magari ecco, facciamo un lavoro un po' dietro le quinte, forse non ci conoscete, non ci avete mai visto appunto, o poco, e invece avere questi riconoscimenti comunque vuol dire che nell'arco di una vita, perché sono più di 40 anni che faccio questo mestiere, alla fine riusciamo a dare così una nota di colore e di felicità alle persone, per cui poi alla fine veniamo ricordati e poi veniamo premiati, quindi grazie di cuore. Grazie a te Monica. Pregherei di salire sul palco lo storico del doppiaggio Gerardo Di Cola. Gerardo Di Cola, considerato lo storico del doppiaggio, sì. Hai scritto un libro, Le voci del tempo perduto. Certo. 8 anni di lavoro per ricostruire la storia del doppiaggio che non era mai stata scritta, benché il doppiaggio si faccia da almeno 50 anni. Questa idea ti è venuta perché avevi una passione da bambino? Certamente la capacità di riconoscere le voci degli attori doppiatori del passato. Ho qualche difficoltà con gli attori doppiatori giovani, come questa sera abbiamo qui sul palco. Questi attori doppiatori non sono soltanto degli attori molto bravi, ma riescono a restituirci tutte le atmosfere necessarie per farci godere quei film che altrimenti
non avremmo la capacità di riconoscere in modo sostanziale. Questi attori doppiatori sono anche direttori di doppiaggio, allora mi rivolgo a loro per spendere una parola per quanto riguarda il prossimo lavoro che sto portando avanti. Infatti questo è il primo volume. Sto preparando Le voci del tempo ritrovato e sono già 3 anni che ci sto lavorando, ne avrò per altri 3, ma non chiuderò il lavoro se la nostra presentatrice Maria Rita non sarà diventata una doppiatrice tanto valida da poter essere inserita nel prossimo lavoro. Grazie Gerardo. Questa è una sorpresa. Era un messaggio netto e chiaro, forse. Senti Gerardo, ti ringrazio. E no, allora questo tuo grazie libro. Grazie a voi. Io non so se mi sì, amici. Prima volevo dire, questo tuo libro è di 532 pagine, la considerata l'enciclopedia del doppiaggio. Sì. È così, volevo dirlo al pubblico, rimarcarlo perché non esistono altre. È lui, lo storico del doppiaggio è Gerardo Nicola. Allora, leggiamo la motivazione. Al professor Gerardo Nicola, per aver realizzato con il suo libro Le voci del tempo perduto un'opera unica e minuziosa sul mondo affascinante del doppiaggio italiano. Grazie. Angelo Colletti, presente. Prego. Premia il nostro presidente del Proloco, Angelo Colletti. Sì, Sindaco Vita, il professor Nicola vorrebbe omaggiarla del suo libro, del primo volume. Se cominciamo magari un po' a distenderci adesso, prendere il palco nel modo migliore, fare un semicerchio. A differenza di Monica Ward, questo è il primo premio dopo 15 anni di lavoro che ricevo. Quindi io questo premio lo voglio dedicare alla città di Napoli. Foto e video su Monica Ward, Marco Guadagno e Massimo Corvo. Sindaco, vice sindaco, assessore alla cultura, nostro presidente del Proloco Angelo Colletti. E lo so, sono un po' prescioloso, ma stiamo andando fuori tempo, Massimo. Va bene, allora noi ringraziamo tantissimo veramente i nostri amici doppiatori ed attori. Grazie. I primi finalisti del concorso Musicalia sono per la categoria Junior Chiara Patrizia e Desiree Giove, per il gruppo Teen Alessandra Balzano e Francesca Di Pietro, gruppo Senior Massimiliano Cardone, Martina Fasanari e Palmira Stefolani. La seconda semifinale si svolgerà a Nepi nella Rocca de Borgia il 6 luglio e la finale il 24 di agosto in Piazza del Comune.